Sono un fratello missionario comboniano, da 43 anni in Uganda. Sono partito nel 71, sono ancora lì, sono qui in vacanza. Sono 4 anni che non venivo e ogni 4 anni facciamo 4 mesi di vacanza. I fratelli missionari comboniani ce ne abbiamo qui anche a Predazzo. C'erano vecchi fratelli in Uganda, c'avevo brigadoi, mi ricordo che nel vicino Sudan all'inizio erano andati, c'era anche un Morandini, non so il nome, poi c'era anche un Guadagnini che ha lavorato in Sudan e anche poi in Congo. E poi come padri comboniani è molto ricca tutta la valle. Qua da Predazzo c'era il Matordes, poi c'era il Vera Giacoma, la Panchia, poi il MIC da Tesero, Rizzoli da Cavalese, e la Val di Fassa anche piena, Cigolla e Bernard. Quindi è stata una terra ricca di missionari anche che hanno dato. Adesso purtroppo anche la Val di Fassa si è asciugata come vocazioni. Speriamo che il Signore ce ne mandi ancora. E io ho fatto i miei studi, sono diventato perito meccanico e poi i superiori mi hanno mandato in Uganda e nelle missioni fin dall'inizio c'era da far tutto. E quando sono arrivato io, proprio nel 71, c'era il periodo di Amin aveva mandato via dall'oggi al domani tutti gli indiani e voleva fare la guerra economica, una specie di autarchia, e l'economia è crollata dappertutto. E io mi sono trovato lì con un ospedale da mandare avanti, con costruzioni da fare e non c'era nessun supporto dall'esterno che potesse aiutarti, se volevi fare qualcosa, se si rompeva qualcosa, lo facevi tu, rimaneva lì. E anche solo l'officina meccanica, era l'unico meccanico che riparava macchine e saldava anche le zappe della nostra gente in un grande distretto. E da allora, dal 71, direi fino a pochi anni fa, abbiamo avuto solo guerre. Guerre non ideologiche, ma di potere solo. L'Uganda purtroppo è formata da 30 tribù e tutte queste tribù vorrebbero andare al potere. E lì va al potere chi è più forte. E per stare al potere deve ammazzare, insomma, la legge della giungla. E mi sono trovato a vivere appunto in questo periodo. Dall'85 sono in un grosso ospedale, il più grosso ospedale no profit missionario che esiste nell'Africa centrale, diciamo. Abbiamo 500 letti e anche lì si sta sempre sviluppando. È iniziato, noi le nostre suore abbiamo cominciato una piccola maternità, poi nel 61 è arrivato un dottore Brianzolo che aveva questo desiderio di. Era medico, voleva aiutare come missionario medico e è arrivato dopo aver girato anche l'India, l'Africa, è venuto giù dal Chad, dal Congo, Ruanda. È arrivato lì in Uganda e c'era questo ospedaletto, diciamo, la maternità iniziata dalle nostre suore. E lì si è trovato in un posto bellissimo, anche il clima è bellissimo, siamo a 1200 metri più o meno, l'Uganda è dove nasce il Nilo, quindi deve essere alto per andare giù, ma solo in Uganda ne perde 600 metri di quota il Nilo. La temperatura è buona, cioè abbiamo 2 stagioni, stagione secca e stagione delle piogge, ma il clima è sempre buono e anche quando è caldo, caldo, durante la stagione secca è asciutto. Poi negli anni 60, ora meglio, c'erano
tante bestie, lui era un cacciatore, quindi gli piaceva la caccia. Poi c'era anche la pesca, il Nilo con tanti pesci. Si è trovato proprio in un posto che lui aveva sognato. Lui si è messo dentro l'anima e il corpo per sviluppare questo ospedale. Poi anche lì lui era un pediatra, un radiologo, un anestesista. Gli mancava uno che facesse da chirurgo. E quando era andato in Canada per fare una specialità, un master, ha trovato una ragazza che era chirurga, ha fatto amicizia e poi lì in Uganda gli è venuto in mente questa ragazza, l'ha chiamata e fa vieni giù per qualche mese e mi metti sulla chirurgia perché qua non c'è chirurgia, è molto importante. È andata giù nel 61 e dopo si sono innamorati e poco dopo si sono sposati proprio lì. E allora hanno cominciato anche dal vescovo, avevano tenuto lasciami fare, io cercherò anche i fondi per portarlo avanti, si sono messi dentro l'anima e il corpo in questo ospedale, data la continuità di questi due coniugi. Sempre andato avanti e anche lo, con quello spirito che li aveva animati, uno spirito cristiano, eccetera, e sono veramente dati pienamente a tutti quanti e è sempre cresciuto. Ma io sono andato giù nel 71 e nel 71 gli ospedali erano solo tenuti dai nostri missionari, dai nostri medici italiani che erano del QAM. Erano volontari, ma più o meno del come. Poi, quando è cominciato negli anni 70 il servizio civile, anche lì avevamo dei medici che si davano per 3-4 anni. E anche questo qua è da dire che è un fenomeno tipicamente italiano. Gli altri istituti missionari inglesi, Melil, Padri Bianchi, non c'era questo movimento di medici che ha avuto l'Italia. I nostri ospedali, noi per la nostra zona ce ne abbiamo quattro ospedali missionari, tutti iniziati da questi medici del QAM dell'inizio e che non era negli altri istituti missionari delle altre zone dell'Africa, non c'avevano questi italiani che si offrivano come medici. I medici erano tutti bianchi. Nelle scuole, nel 71, le nostre suore comboniane, le ho viste ancora che facevano scuola alle elementari, poi c'erano anche le superiori, ma le superiori c'erano solo espatriati che insegnavano, questo qua nel 71. E l'Africa, nonostante tutto questo periodo di guerra, anche noi insomma, abbiamo visto la crescita. E adesso abbiamo un ospedale di 500 letti, i fondatori Corti e la Lucille, che hanno fondato Piero Corti e Lucille, sua moglie, e che hanno iniziato questo ospedale, l'ha sviluppato, la Lucille è morta nel 96, operando durante tutte queste guerre, mine, eccetera, e c'era nell'85, siamo scoperti che c'era l'AIDS anche da noi, ma chi lo sa quanto tempo prima, e lei si è infettata con il virus dell'AIDS e non c'erano medicine, ha scoperto di avere l'AIDS nell'85 e nel 96, il 1 agosto, è morta. Ma non ha fatto mai una tragedia, è una malattia che, o se si vuole fare questo servizio, bisogna essere pronti anche a pigliarla e andare avanti. E donarsi, questa fa parte della vita del medico, che non è tanto una professione, ma è un servizio. E poi nel frattempo, nell'85, hanno cominciato a venire a fare un anno di internato i medici africani, cominciavano i medici africani, e da lì sono cresciuti, e da lì si erano tirati fuori uno che speravano che portasse avanti quest'opera, perché anche loro stavano diventando vecchi, volevano dare continuità come l'aveva data loro, e avevano identificato veramente una persona eccezionale che si chiamava Matthew Loquia, uno della tribù nostra. E purtroppo
Purtroppo nel 2000 abbiamo avuto l'Ebola e lui, che era diventato già medical superintendent, era il capo dell'ospedale, già direttore sanitario, diciamo, e si è messo a affrontare questa epidemia dell'Ebola, che era la prima volta che succedeva in Uganda. Non eravamo per niente esperti e pratica e esperienza di questa malattia, ma lui l'ha subito identificata, ha cominciato a combatterla con i mezzi che ci avevamo, con le poche maschere, con pochi berretti di sala operatoria, con i camici di sala operatoria, qualche guanto, gli stivali e la clorina per disinfettare. Quella lì ha organizzato come idee, poi io lo aiutavo a realizzare questo, quello che ci diceva, e poi con una squadra di 50 infermieri volontari, infermiere e infermieri, abbiamo cominciato a affrontare questa emergenza Ebola. Purtroppo, l'inesperienza e anche pochi materiali di protezione, 12 nostre infermiere sono state infettate e morte. E anche lui, alla fine, affrontando proprio un infermiere che aveva dato un po' fuori di matto, colpito di Ebola, si strappava le flebo e cominciava a sanguinare, quindi disperato è andato nel corridoio e minacciava anche le infermiere. Lui ha chiamato lui, e lui con altri due infermieri sono andati lì, l'hanno preso, l'hanno messo a letto, pulito di nuovo. Purtroppo dopo anche lui è morto, ma questo intervento così forte, si vede che non ci avevano gli occhiali e forse non erano così protetti. Tutti e tre hanno pigliato l'Ebola, e era il 25, no, era sì, il 25 novembre, e il 5 dicembre del 2000 è morto questo dottor Matthew. Però quando moriva diceva: signore, io muoio sul campo, ma fa che sia l'ultimo. I miei, anche loro colpiti da Ebola, sono sopravvissuti, un ragazzo e una ragazza. E poi anche il 25, il mese prima, proprio un mese prima, il 25, il 5 di novembre, era morta anche una nostra suora infermiera, una suora africana, si chiamava Suor Pierina, anche lì, al funerale proprio. Ha detto due parole, fa: capisco, abbiamo passato tempi terribili con i ribelli che venivano a ammazzare, saltati sulle mine a vista di tutti i colori, ma non avevamo fatto il conto con l'epidemia dell'Ebola, che è ancora peggio. E capisco ora più che mai che la professione del medico non è una posizione di prestigio, eccetera, ma è di servizio, è una vocazione, è una missione, e per questa vocazione e missione dobbiamo essere disposti a dare la vita come l'ha data Suor Pierina. E durante quel periodo è scoppiata il 1° di ottobre, siamo accorti di avere qualcosa di strano in ospedale. Insomma, ha detto che. E il mese dopo lui era morto. E quando è scoppiata l'Ebola, che era il 1° di ottobre, siamo accorti che c'era questa epidemia in ospedale, che ci morivano, ci sono morte tre infermiere che non sapevano ancora che c'era l'Ebola. Quello è il periodo più pericoloso, perché non sai, vedi gente che muore, c'è emorragie, ma non era mai successo in Uganda, quindi non sapevamo. E fin da allora ha organizzato questo, ha chiamato tutti gli infermieri, fa: chi si offre volontario per combattere questa qua, perché veramente bisogna avere un cuore grande, pericoloso, eccetera. E 50 su 500 si sono offerti volontari. Però ogni volta che ci moriva un infermiere, eccetera, c'era un ammutinamento generale in ospedale. Cosa teniamo qua? Questa gente che ci ammazza, portiamolo fuori nella savana. E lui affrontava tutta questa gente inferocita, diciamo, e mi faceva ragionare, e poi li lasciava, cioè, li riportava, insomma, ancora in ordine. Era veramente bravissimo questo qua. E anche
lui è morto nel 2000, 4 anni dopo la Lucille. E con questo ha portato avanti con questo stesso spirito che aveva la Lucille, che è morta di AIDS, questo spirito di servizio, è veramente cristiano, ha portato avanti. E il Corti, che era il Piero Corti, che era il fondatore dell'ospedale, si è visto prima morire la Lucille, ha visto praticamente la sua opera fallire. Poi, 4 anni dopo, anche quelli che avevano disegnato per portare avanti quest'opera grande, lui diventava vecchio, era del 25, quando ha visto morire Matthew, ha detto qua va tutto a patatrasolo. Invece lui poi è morto nel 2003, un cancro veloce al pancreas, in 3 mesi è partito, eppure quest'opera ha continuato ad andare avanti. Segno evidente che non era un'opera sua di Corti, ma era un'opera di amore della provvidenza per dimostrare l'amore della Chiesa e di Dio per l'umanità sofferente. E con questa gente che avevamo avuto, gli esempi che abbiamo avuto, queste 12 infermiere che sono morte, il medico e la Lucille, con questo stesso spirito stiamo andando avanti ancora adesso, e l'ospedale non solo sta andando avanti, ma sta anche crescendo. Dal 2005 è iniziata anche l'università, abbiamo la scuola di infermiere, abbiamo la scuola di laboratoristi, di ostetriche, di anestesisti, e dal 2005 è cominciata anche l'università in medicina. Adesso ogni anno la nostra università sforna sui 60 medici all'anno e l'ospedale va avanti. Speriamo di tenere sempre lo spirito che ci hanno insegnato questa gente africana, e anche questo Matthew veramente è un esempio non solo per gli ugandesi, ma per tutta l'Africa e anche molto per noi, il suo spirito di servizio. In 40 anni ho visto veramente l'Africa, nonostante tutti i limiti delle guerre, queste guerre solo per il potere, si è visto insomma un popolo che cresce e dà speranza anche per il futuro. Devono ancora, appunto, come qua in Europa ci hanno impiegato tanto tempo a fare un po' di unità e si sono ammazzati fino all'altro ieri, stanno ancora ammazzandosi, quindi non è, ma stanno anche lì crescendo, anche come umanamente, perché abbiamo avuto dei grandi esempi, insomma, che nel nostro ospedale, e poi non si parla, abbiamo anche dal punto di vista cristiano, abbiamo avuto già i martiri che sono già stati santificati, abbiamo 22 martiri d'Uganda, ammazzati ancora all'inizio dell'evangelizzazione, ultimamente hanno beatificato altri due nostri martiri, proprio della nostra tribù Acioli, Gildo e Davide Urua, e quindi insomma è un popolo che cresce. E come dicevo, sono arrivato nel 71 e sono già 43 anni, quindi che sono lì, e sono stati quasi tutti periodi di guerra. E ultimamente abbiamo passato 20 anni proprio nella nostra tribù, la nostra tribù era riuscita ad arrivare al potere, c'aveva il presidente e c'aveva anche l'esercito. Però un'altra tribù, che è la tribù di Museveni, l'attuale presidente, che è una tribù Tutsi, che ancora più è riuscita in 3 anni di guerriglia a deporre il presidente della nostra tribù Acioli, è andato al potere. Questo succedeva nell'86 e loro non hanno mai accettato questa sconfitta, quindi subito si sono messi nella guerriglia e hanno provato per 20 anni ad arrivare al potere e sono riusciti solo a distruggere la loro terra e la loro gente. Questi ribelli, per avere il potere, per farsi sull'esercito, intanto erano condotti da un guerrigliero mezzo stregone, si chiamava Cogni. E per alimentare il loro esercito hanno cominciato a portare via bambini dai 10 ai 8 anni, 8
14 anni così potevano plasmarli come volevano e bambine, loro concubine, loro mogli, eccetera, e i ragazzi a combattere li mandavano lo sbaraglio contro le forze governative, li ungevano con un olio di una pianta che si chiama, in inglese si chiama Shinat. Con quell'olio lì e dice, diventate vulnerabili, potete, ormai siete iniziati, e andavano lì e saltavano su, sulle mine, un disastro. E poi li tenevano col terrore, se uno scappava o tentava di scappare veniva preso, veniva fatto uccidere dagli stessi i compagni di sventura. E poi se riusciva poi a scappare, ritornava nel villaggio, faceva fuori i genitori e questo è durato per 20 anni. I bambini portati via sono, secondo le stime dell'UNICEF, sono sui 60.000 e 20.000 mancano all'appello adesso. Altri sono scappati, scappavano. In quel periodo tante organizzazioni internazionali sono venute giù per riabilitare questi giovani distrutti dentro e fuori, perché noi siamo in ospedale, era lo specchio di quello che succedeva e quelli che facevano questi ribelli. Avevamo gente mutilata, mutilata anche proprio per malizia, l'italiano, le labbra, le orecchie, il naso, le mani e altre robe. E poi quelli saltati sulle mine, quelli che morivano proprio di sete, di fame, perché non riuscivano più ad andare avanti, lasciavano di morire, poi magari qualche d'uno li recuperava. E poi questi bambini li mandavano contro i civili perché magari qualche d'uno si era ritirato, questi erano riusciti a scappare, si erano consegnati ai governativi. Allora queste mamme che avevano i bambini portati via, che non vedevano da anni, facevano festa, allora venivano e punivano. Una volta poi tutta la gente era stata obbligata a vivere in campi di concentramento, come in campi profughi, diciamo, li chiamano IDP, Internal Displaced Camp, campi profughi di gente dall'interno, e lì erano agglomerati di 50.000 persone, 30, 40, 50.000, con capanne singole una vicino all'altra, che bastava un fiammifero per mandare in fiamme tutto il villaggio, queste grandi. E lì volevano fare il vuoto intorno ai ribelli e non potevano coltivare perché non si alimentassero i ribelli, e venivano mantenuti dalle Nazioni Unite. Però i ribelli non erano stupidi, quando le Nazioni Unite facevano la distribuzione, 2 o 3 giorni dopo arrivavano e portavano via il mangiare che avevano distribuito la gente, quindi non serviva niente quello lì. Ma in questi campi andavano lì, quando per esempio andavano per rubare il mangiare e per portare via alimentare, portare via i bambini, o per vendicarsi, per esempio una volta sono andati lì la sera, il villaggio, e poi il villaggio 50.000 persone, e poi hanno portato via le donne che avevano accolto 30 ribelli che volevano arrendersi, volevano consegnarsi ai militari. Sono venuti e le donne li hanno accolti con gioia, questi loro figli. Sono venuti, sono vendicati, hanno bruciato il villaggio, portato via gente, portato via queste donne con la refurtiva, con i loro bambini ancora legati sulla schiena come usano loro, e poi quando erano nella savana bastonati li hanno fatti fuori, un colpo alla mamma e un colpo al bambino. La mattina alle 7 mi ha chiamato il capo del campo, mi ha detto qua sono arrivati i ribelli, hanno fatto un disastro, ci hanno bruciato il villaggio e queste ci ha portato via le nostre donne, sono 60 che mancano, e con i loro bambini, e ci hanno mandato a dire che li hanno uccisi. Io quando sono arrivato nel campo ho visto tutto in fiamme, gente morta, lì ho visto solo un ribelle con la pallottola in testa, perché era protetta dai militari, ma i militari sono stati i primi a scappare. E
allora dove sono? Mi ha detto, ah, li hanno portati via, non sappiamo dove, ma sono andato in quella direzione, lì c'era savana e con le nostre gipponi di ambulanza, avevamo tre ambulanze davanti, e in mezzo alle erbate, qua possono saltare fuori i ribelli e farci fuori. Ma... un po' più avanti, sì, sono qua. Certo, beh, voi andate in cerca, noi siamo qui, quando li trovate sono andati avanti neanche un 50 metri, hanno trovato questa radura con queste donne buttate a terra con sopra ancora il bambino, con spaccata la testa la mamma e anche il bambino con bastoni. E lì ne abbiamo visti, ne abbiamo trovato ancora 16, 16 ancora vive, con un bambino anche ancora vivo, le abbiamo portate, qualche donna anche incinta, le abbiamo portate via in ospedale e di queste 8 sono sopravvissute. Ma disastri così, poi io ho anche un orfanotrofio, tutto questo periodo di guerra sono aumentati terribilmente gli orfani di guerra, poi orfani di AIDS, che allora abbiamo cominciato questo orfanotrofio per accogliere questi bambini e c'aveva per esempio un bambino di 13 anni che ci aveva la nonna, cioè adesso sei grandicello, poi vai in vacanza, poi aveva finito le elementari, poi vediamo mandarti casomai alle superiori, farti fare una scuola professionale, poi non l'ho più visto. È tornato dopo 2 anni, l'ho visto che era cresciuto e si è domandato dove sei stato questo. Ah, mi ha portato via i ribelli, non sai. Mi ha portato in Sudan, mi ha dato in mano un fucile, fa abituati a usarlo e io sparavo agli uccelli, alle bestie che vedevo. E poi una volta che sapeva maneggiare questo fucile, una squadra proprio dei disastri l'hanno rimandato di ritorno e mi dicevano che li mandavano a fare le stragi. Entravano in un villaggio e dovevano uccidere, e bruciare e uccidere. Questi qua, come quelli lì. E se ritornavano a casa e non avevano fatto almeno 5 morti per uno, venivano battuti. Mi diceva, allora io ho cominciato a far vedere che non c'ho paura e quando mi hanno dato fiducia, che mi lasciavano un po' libero perché ormai uno dei nostri è diventato crudele più di noi, quindi è dei nostri ormai, quando gli hanno dato fiducia ha approfittato e è scappato. È riuscito a scappare, poi mi raccontava questa roba qui, poi l'ho aiutato ancora ad andare avanti, ma anche nel collegio dove l'avevo messo, i maestri mi dicevano di notte si sveglia, poi c'è sempre qualcosa in tasca per difendersi, una paura, è violento. Insomma, adesso è diventato, ho fatto le professioni, è diventato un po' meccanico, ma è sempre uno sguardo cupo lì, guardingo ancora, cioè, portano delle ferite interiori che è difficile curare, però. Seguendoli. E così ho messo su questo orfanotrofio, poi girando in questi villaggi con questi agglomerati così, trovavamo i celebrulesi, più che altro bambini nati per difficoltà al parco celebrulesi, e lì abbandonati una donna lì che partorisce un celebroleso, viene subito abbandonata dal marito e se vuole sposarsi di nuovo, trovare un altro marito, deve abbandonare il bambino. Lo abbandona, si è fortunato in mano alla mamma, alla nonna, e troviamo questi bambini nella polvere lì, pieni di cacca e pipì, proprio come bestiole. Allora ho cominciato a portarli anche loro al centro. E poi lì un po' voluti bene, venivano i bambini più felici del mondo. E poi avevamo la stessa sorte di questi bambini che uscivano e arrivavano in ospedale o saltati sulle mine, quelli saltati con una gamba sola andavano a casa e con un bastone camminavano come prima, insomma. Ma c'erano altri casi più gravi come qui, tutte e due le gambe, braccio. Quando potevano stare in questi villaggi rischiavano anche loro di essere bruciati perché non potevano scappare, oppure quei paraplegici sparati nella spina dorsale, e anche qui lì, allora ho cominciato a raccogliere quelli, quindi adesso abbiamo
una quarantina anche di celebrolesi più questi malati spinali. Adesso, i primi che erano saltati sulle mine, che sono arrivati lì nel 96, si sono laureati l'anno scorso, una bambina e anche due ragazzi che avevano perso tutte e due le gambe, quindi li tenevo lì. E pian piano, prima non li voleva nessuno, adesso che sono laureati, i parenti li vogliono intorno perché magari se trovano un lavoro. Infatti uno lavora in ospedale, all'accettazione, e un altro lavora nel comune, nel posto lì. E, insomma, sono tutte opere che nascono non a tavolino, ma che si vede quel che c'è bisogno e poi aiutandoli, insomma, si vede che sono tutte opere anche che poi richiedono anche. Da un punto di vista finanziario sono pesanti a portare avanti perché adesso c'erano 200 bambini tra quelli celebrolesi, tra questi paraplegici, poliorfani, almeno un 200 bambini che si portano avanti e non mi costano tanto, mi costano 2 euro al giorno in media, 2 euro al giorno e con 2 euro al giorno. Da quando nascono, che ce li portano anche gli orfani appena nati, e da quando finiscono più o meno gli studi, l'università o più cose professionali, la media di questo qua sono 2 euro al giorno. E questi ragazzi vengono portati avanti da, cioè, delle donne che fanno il loro da mamma, cioè, uno che mi fa da. Io sarei il direttore, ma mi fa che porta avanti il lavoro, è il mio vice direttore, poi ho due assistenti sociali che devono tenere i contatti con i parenti, inserire questi ragazzi, poi ho un maestro di supporto, poi ho l'asilo, poi ho gli elementari, poi le superiori le mandiamo nei collegi. E la spesa più grande sono sempre i salari comunque. Poi c'è andarli a scuola, pagare le rette e poi per mantenere poca roba, perché abbiamo adesso anche un appezzamento di terra di 70 ettari che coltiviamo da 2 anni e mangiare ce lo facciamo noi e ce ne abbiamo anche per vendere. Ma insomma, mi costano 202 euro al giorno e quasi il doppio di quello che è il reddito pro capite del 90% degli ugandesi che è un dollaro al giorno devono mantenersi, invece a me costano 2, siccome che non ho i genitori biologici ma devo pagarli, devo darci, non paghiamo tanto ma comunque alla fine costano, e ci costano quasi il doppio, con 2 euro però per voi non è niente, ma per loro, per me è tanto perché ogni mese devo trovare questi 12.000 euro per portare avanti. A dire il vero, io, il mio lavoro è in ospedale e tutte le mie energie praticamente sono per l'ospedale, devo costruire gli elettromedicali, tenere in funzione. È un ospedale di 500 letti con 600 infermiere, quasi tutte vivono all'interno dell'ospedale, l'ospedale è diventato un paese, poi gli ammalati vengono seguiti dai loro parenti, e noi ne facciamo da mangiare per i malati, il parente fa da mangiare, allora sono già uno o due parenti che sono lì, già 1500 persone per dei malati, poi il nostro personale con le loro famiglie, è diventato un paese di 5-6 mila persone a cui bisogna garantire acqua, luce e anche le fogne. E stare dietro solo a queste robe qua, qualche volta quando c'è qualche intoppo è veramente non è facile. E poi le macchine in ospedale che si rompono, eccetera, manutenzione, le costruzioni. Quindi anch'io c'è un gruppo di operai che portano avanti tutte queste opere. Adesso con la crisi italiana, con i progetti non ci sono più soldi in giro, anche queste attività dell'ospedale, almeno di costruzione, sono un po' calate, quindi si può respirare un po' meglio. Per tutti questi anni ho continuato veramente a costruire, a sviluppare l'ospedale,
c'era questo aiuto, ma per l'orfanotrofio, quindi non ho tanto tempo, e anche però la gente vede, mi aiuta quando viene in Italia, si fanno loro stessi promotori, io non ho tempo né di scrivere né di tenere le adozioni a distanza, anche io non ce le ho perché non posso tenere questa corrispondenza impegnativa per me, italiano, scrivere in italiano e io ho altri trove. Nonostante questo, la provvidenza non mi ha mai abbandonato, mai mai. E veramente devo ringraziare tutti quanti, quelli che mi aiutano anche senza il mio, diciamo, riscontro di ringraziamento, di scrivere, eccetera. Non ho mai avuto problemi. Ecco. Quando è cominciata la guerriglia è stata cominciata da questi militari, che io conoscevo tutti per nome. Dei nostri ragazzi. Era ancora abbastanza non degenerata. Però anche questi primi ribelli venivano tutte le settimane in ospedale a chiedere medicine, a chiedere antibiotici, perché anche loro erano pieni di malattie venere, gonorree e compagnia. Allora, venivano a chiedere medicine, sale, zucchero. E dovevamo affrontare, venivano di notte per non farsi vedere. E nell'89 io ero venuto in vacanza e prima li affrontavo io perché li conoscevo per nome e riuscivo anche a farmi obbedire perché questo, quello che era presidente Tito Chelo era generale dell'armata e quando sono venuti giù per abbattere il dittatore Idi Amin, lui era generale dell'armata e lui era proprio della missione dove ero io. Mi è venuto da me, sono 10 anni che sono in esilio, mi hanno distrutto tutto, non c'è neanche una casa, puoi farmi sulla casa, cioè, non si trova materiale dopo Idi Amin, dopo questo dittatore che aveva dichiarato la guerra economica, non si trova neanche un ago, niente, 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 né sapone, niente, niente non si trova. Se mi procuri il materiale sono ben contento, i miei operai sono a far niente perché non ce abbiamo materiali. Ah sì, mi ha dato un camion, un camioncino e tutto il materiale che volevo, quindi ce l'ho fatto su questa casa. E quando mancava materiale andavo in capitale al comando e andavo su e tutti mi tiravano su e mi lasciavano stare. Quindi ho avuto modo di conoscere il generale. E poi tutti questi militari che poi sono diventati anche i capi di questa ribellione. Allora quando venivano, insomma, sapevano chi ero e riuscivo anche a tenerli. Nell'89 io sono venuto in vacanza, in gennaio, vengo d'inverno di solito, e proprio in questo periodo di Pasqua sono arrivati lì i ribelli e c'era questo Mezzi che poi è morto di Ebola, che non è riuscito a controllarli, ha portato via lui con altri infermieri. Allora il dottor Corti, disperato, mi ha chiamato, fa vieni giù perché qua il personale è tutto scappato e forse bisogna chiudere l'ospedale perché il Matthew è ritornato, ma è ritornato e ha detto vengono qui e ci fanno fuori tutti. Allora sono ritornato subito e allora lì abbiamo messo giù gli anziani, ha detto dite ai vostri figli non fare stupidi perché qui chi ci rimettete siete voi, il personale adesso, tutto il personale medico, i medici che non sono neanche di qua sono scappati, non stanno mica qui a rischiare la vita per voi, e tutte le infermiere sono scappate, adesso le vostri dove vanno in ospedale? Non c'è nessuno, quindi ditegli che di non toccare l'ospedale. Insomma l'hanno capita e da allora, dall'89, non sono mai più entrati in ospedale. Stavano fuori a combattere i distaccamenti militari, bombe cascavano anche sopra l'ospedale, ma in ospedale non sono mai entrati. E durante la guerriglia, siccome venivano a portare via i bambini hanno cominciato a venire in ospedale a dormire, perché era diventata adesso un'oasi di pace dove c'era il ribelle ferito, dove c'era il civile ferito, dove c'era il soldato ferito dai ribelli. E il civile ferito o dai ribelli o dai soldati, e lì accomunati nel dolore si trovavano veramente come fratelli, e non capivano quello che stava succedendo fuori, perché alla fine erano tutti della stessa tribù. Che si... E
E allora tutti i bambini la sera e anche gli adulti quando facevano gli attacchi, questi ribelli, hanno cominciato a venire a dormire in ospedale e poi la mattina ritornavano a casa loro a dormire e avevamo avuto punte fino a 32.000 persone che entravano in ospedale. E però fino al 2010 abbiamo avuto ancora 8.000 bambini che venivano, hanno passato la loro vita. Ho 20 anni, quindi proprio una generazione che veniva puntualmente in ospedale a dormire e poi la mattina riempivano i nostri cortili, le nostre verande, dappertutto e poi la mattina tornava a casa. E poi sono subentrate anche per esempio i medici della frontiera per animare questi giovani, ma all'inizio li mettevamo la sera. Pregavamo la Madonna perché ci custodisca, avevamo il rosario e poi se ne andavano a dormire sotto le piante o la tosse, faceva veramente pietà, un tappeto umano, quella mattina se ne tornavano a casa. E alle volte che c'era qualche battaglia all'esterno, mortaie e queste RPG, come si chiamano, queste bombe che buttano, questi razzi bomba che buttano col fucile, cascavano magari anche nei cortili dell'ospedale, ma non ha mai fatto nessuna vittima. O si impiantavano, o dove scoppiavano, non c'era nessuno che. Veramente abbiamo toccato con mano la protezione della Madonna in questo senso. E siamo andati avanti, sempre così, confidando, e l'ospedale è vissuto e è cresciuto in questo clima per tutti questi anni. Nonostante questo è cresciuto e adesso veramente anche mentre fuori hanno portato via gente anche dalle scuole, eccetera, e anche in orfanotrofio non sono mai venuti ribelli. Io in compenso, sì, nelle battaglie lasciavano questi ribelli o feriti o morti e li lasciavano di marcire. Loro andavano, li pigliavano, li portavano in ospedale oppure li seppellivo e dicevano, la gente mi diceva, ah, sono stati ribelli, hanno detto che non vengono in ospedale perché tu mi aiuti a seppellire i morti e curi i suoi loro feriti. Non so se. Fatto sta che non sono mai venuti più in ospedale. E io non ho mai avuto paura di loro, perché non mi ha mai. Non ho mai avuto l'impressione che mi volessero del male. Purtroppo noi comboniani abbiamo avuto 14 missionari uccisi in questo periodo, ma non tanto per malizia, per sbaglio, negli agguati sulle strade, mettevano questi picchetti lì, dicevano sparate alle macchine che arrivano, e se era la prima macchina abbiamo avuto 14 uccisi così, missionari. Ma io non ho mai, poi anche noi avevamo le radio per comunicare, perché non c'erano ancora mezzi di comunicazione, avevamo queste radio e molto ambite dai ribelli, quindi venivano in missione per chiederci la radio, allora entravano, rubavano poi in missione, ma anche lì non per volerci male, comunque se qualcheduno che era un po' fragile, e veniva minacciato con la pistola, ti uccido, o veniva magari ferito per sbaglio così, e lì crollava. E abbiamo avuto molti che hanno dovuto abbandonare perché non riuscivano a vivere in un clima così, noi missionari. Ma io non mi sono mai trovato in queste situazioni, sempre affrontati, e poi cioè, non ho mai avuto l'impressione che mi volessero del male. Però sono resistito sempre, ho avuto un po' di riferimento, quando c'era da andare in posti pericolosi mi mandava a pigliare su anche saltati sulle mine. Diceva che sono saltati sulle mine lì, cioè, dei bambini, potete andare a pigliare, le mine non hanno gli occhi, non vedono la nostra Croce Rossa. Allora andavo io, mi affidavo alla Madonna e basta. Ma sì, andavo abbastanza tranquillo. E almeno anche durante l'Ebola siamo andati pochissimo,
andavamo ovunque, sapevano forse, ma non ci hanno mai sparato le macchine. E io non ho mai incontrato dei ribelli che mi abbiano fermato per strada. Quindi, ma fino alla fine ho avuto anche dei ribelli che erano ancora i soldati di Tito Chelo e che sono rimasti dentro fino alla fine. E anche per questo, insomma, io c'avevo sempre qualcheduno che conoscevo dentro tra i capi loro. E quando sono usciti, anche se sapevo che avevano fatto dei massacri, si abbracevamo come vecchi, come lettoni. No, insomma, ne hanno fatto di tutti i colori questi ribelli.